ha fermato due volte, brutto contrasto, ma è tutto regolare ancora per il direttore di gara. Con un'altra rimessa a favore, in questo caso vediamo del Barletta, anzi ha segnato al Corato. Messa adesso battuta in avanti, copertura, rimessa a favore dei biancorossi. La voragine, fermato, tanta densità in quella zona di campo, tanti uomini in pochi metri, pallone allontanato nella zona di Leone, la prova a correre, Leone può mettere anche in mezzo per la picaretta, deviazione, calcio d'angolo. Ancora angolo per quanto riguarda il Corato. Sei scaldato a noi? Diciamo, non è andato. Andiamo con il sinistro. Ci verrà messo ancora sul primo palo. La palla arriva proprio lì. Palo allontanata da Troilo. Altro controllo e possesso con il cross che arriva adesso sul secondo palo. Posizione è di fuorigioco per il direttore di gara. Dunque punizione. Telecomandozzi, l'arbitro! C'è cambio per il Barletta. Chi esce? Michele, Michele, devi stare stretto! Michele, stretto! Lasciala vincere! Esce di Bitonto col 14. Dentro a Piazzola col 17. Santa di testa! Pallone è lungo. Nel cerchio di centrocampo dove la prendono i giocatori del Corato. Picareta, sponda. Piancone, allarga. Bene. Ora possesso del Corato che vuole ovviamente tenere il pallone più lontano possibile dalla propria metà campo. Altro controllo a girare, buono l'intercetto del Barretta che adesso può ripartire in contropiede con la velocità e i suoi uomini. Intervento irregolare, punizione quando siamo ormai oltre il 35esimo. Vedremo quanto in realtà avrebbe concesso il direttore di gara. Per quanto riguarda i minuti di recupero, adesso c'è una grande opportunità per il Barletta per arrivare al gol del pareggio. C'è la voragine pronta a battere, tanti uomini in aria. Solo un uomo in barriera, si tratta di Pinto, ma la voragine andrà a metterla in mezzo. La voragine pronto ad aspettare il fischio del direttore di gara prima di poter crossare. Va la voragine con il destro, va direttamente verso lo specchio di porta col pallone che finisce alto sopra la traversa. Nulla di fatto, potrebbe essere sfruttato, dovuto essere battuto meglio questo calcio di punizione dallo stesso la voragine. Dai Falco! Su picareta! Falco, Luca, di Falco! Pallone è lungo, per Piancone che lascia scorrere. Attenzione a Falco, servito molto prima di picareta. Falco dentro, per Leone che arriva prima di De Luca. Tutto buono. Ancora picareta, va via da solo, picareta. Fa tutto lì, ancora picareta, prova ancora picareta! Picareta! Eurogol, quello del numero 7, che chiude la partita e fa 4-2. Splendido gol da parte del numero 7, Picareta. Grandissimo gol da parte del numero 7 che si è saltato mezzo Barletta e fa il gol del 4-2, chiudendo definitivamente.